Ciao a tutti ed eccoci al nostro consueto appuntamento, è il primo appuntamento della settimana di corsa, ma ci sono. Bene, dai, non abbiamo messo l'altro numero di telefono che di solito mettiamo, ecco, ok? Mettiamolo magari in bianco o comunque in modo che si veda. E poi ho bisogno di te, Angelo, perché non vedo la televisione, bisogna che mi sposti poi un po' la telecamera. Bene, anche oggi staremo insieme come sempre 2 ore e mezza in diretta. Ho portato tante belle cosine, quindi spero di avervi lì in nostra compagnia. Ho portato qualche cosina in argento, poca roba e poi tante belle cose di gioielleria e oreficeria. Paola è sempre lì ad aspettare le vostre telefonate, quindi mi raccomando, chiamate per le prenotazioni, ve lo dico sempre, la prenotazione non vi vincola. Anzi, vincola noi a tenere l'oggetto per il tempo più o meno richiesto. Poi che altro dire? Vabbè, le cose poi le spiegherà bene Paola, eventualmente se è la prima volta che ci vedete. Saluto come sempre tutte le persone che mi guardano, do un abbraccio a Marco che so che è già lì e tutte le persone. Oggi so che c'era anche la Mariella, l'Annalisa c'è sempre, insomma le solite persone che ormai fedelissime. Bene, dai, io direi, devo salutare la Mimma. La Mimma, mi sono ricordata. Ora voglio vedere se però lei è presente, perché mi ha detto ci sono dall'inizio. Bene, dai, io direi di iniziare. Facciamo vedere qualche oggettino in argento, poi in negozio ne abbiamo tantissime, sono arrivate tante cose nuove e ne devono ancora arrivare delle belle, vero Marco? E quindi, insomma. Però iniziamo con questo paio di orecchini, splendidi, li abbiamo nella versione in giallo o in rosa, che ora vi mostro, con madreperla, ovviamente sono pendenti, hanno perla e farfallina, e qua sono dorate con una galvanica a 23 carati. Questo lo proponiamo a 80 euro. Quanto sono lunghi? Allora, questi sono esattamente 6 centimetri e mezzo, e sono in giallo, argento 9,25, doratura in giallo. Quella che vedete in bianco è tutta madreperla. Sono splendidi e li abbiamo anche nella versione rosa, stesso prezzo. Guardate che belli che sono, sono simili ma non uguali. Sempre stesso prezzo, 80 euro, ma sono veramente deliziosi, Quindi rosa e gialli, ok? Questi sono rosa, quelli con il cerchio, quelli con il rombo sono in giallo. Stessa lunghezza, stessa lavorazione, stessa madreperla. 80 euro cada uno. Sono stupendi anche indossati, anzi quasi quasi ne metterei su uno, così potete vedere, più o meno come stanno una volta indossate. Allora, vediamo un attimino. Spero che non si, secondo me non si vede bene il numero di telefono perché abbiamo messo anche un numero di cellulare che è quello del cellulare del negozio. Così se non riuscite a prendere la linea di trasmissione potete eventualmente chiamare a quell'altro numero. Vediamo un attimino, ecco, vedete una volta indossati, guardate che carini, questi sono quelli con la dorata rosa, sempre 23 carati, 80 euro cada uno. Sono stupendi, eh? Direi, poi in negozio abbiamo anche un girocollo, la Chanel, sempre così con madreperla. Oggi ho portato solo gli orecchini. Poi è rimasto in rosa solo questo, multicolor, 60 euro, 18 centimetri, anzi lo verifichiamo,
Grazie per le telefonate, siete sempre carinissimi, sempre carini. E io spero di veramente premiarvi con cose valide e prezzi direi ottimi. 18 centimetri e mezzo in rosa. Sì, è bassa la voce, eh? Come mai? Allora, dunque, questo 60 euro multicolor in argento 925 su una base in rosa, eh? 60 euro, è bellissimo, veramente. Argento 925, dorato in rosa, 60 euro. Come mai? Scusa, prima andava bene, ora è bassa la voce? Sì, da sempre, qua lo tengo sempre, però dice che è un po' bassa. Grazie a tutto. No, perché quello di prima andava bene, poi me l'ha cambiato Angelo. Grazie a tutto, quindi boh, valutiamo un attimo. No, 70, 60, 60 euro, grazie. Si sente male, ora lo spegniamo un attimo così non gracchia. Ah, l'hai già acceso quello? Allora, tanto è 40 euro, Angelo, scusa, non potevo fartelo sapere bene perché era spento, ora credo che vada bene. 40 euro, scusate, così mettiamo, ecco, perfetto. Guardate che bella la sabbiatura, tutta in giallo. La chiusura alla pompeiana, sono bellissimi anche questi, e l'abbiamo anche nella versione in rosa che ora vi mostro subito. Questi sono leggermente più piccolini, ora dovrebbe sentirsi bene, abbiamo cambiato il microfono, fateci sapere anche quando le cose si sentono bene, perché quando giustamente mi chiamate quando non si sente male, ora dovrebbe essere tutto a posto. Invece questi che sono leggermente più piccoli però in rosa, 30 euro. Sempre sabbiati, bellissimi, sabbiati e lucidi. 30 euro questi e 40 quelli gialli. Vedete che quelli gialli sono leggermente più grandi, anche qua possiamo scegliere. Grazie, dovrebbe andare tutto bene, vero? Perché abbiamo cambiato, quindi... Allora, facciamo vedere questo splendido, perché è bellissimo, bracciale. In argento 925 con questi ovali e rombi, una lunghezza di 21 centimetri e questo lo propongo a 150 euro. Bellissimo, guardate che bello che è anche il moschettone a salvagente, eccolo qua, 150 euro, eh? Lucido a specchio, ovviamente sempre rodiato, quindi argento 925 rodiato. 150 euro, è veramente molto bello, è anche piuttosto lunghetto, ma ci vuole tutto, perché è molto alto, quindi ci vuole. 150 euro lo ritiro per dare spazio a questo che è modello pomellato, anche questo lunghissimo. Vi do anche in questo caso la lunghezza. Va tutto bene? Te l'hanno detto Paola, se ora si sente bene? La visione disturbante. Darecco 21 centimetri e mezzo, modello pomellato. Ecco, fateci sapere se anche Darecco è tutto a posto.
Modello pomellato, questo lo propongo invece ad 80 euro, bellissimo, in bianco, bello il moschettone, vedete, ecco, 21 centimetri e mezzo, ma è andato questo a 60 euro Paola, il multicolor rosa? Come l'altro? No, ce n'è uno. Ah, 60 euro quello in rosa e questo 80 euro, ok? È tutto a posto, si sente bene, perfetto, perfetto. Un altro modello pomellato, questo pesantissimo. Partiamo dal prezzo, 150 euro, argento 925, 20 centimetri di lunghezza. Vediamolo, 150 euro, stupendo, questo è bello grande, cicciotto, pesante. Eccolo qua, 150 euro. Poi un paio di orecchini, questi sono stupendi, costano 35 euro, guardate che belli, sono quelli che salgono dal lobo, diciamo, si mettono, ecco, dal lobo e salgono su. Sono semplicissimi da indossare, hanno una base in oro rosa, le perle tutte a scalare, 35 euro. L'ultimo paio, sono deliziosi, 35 euro. Bellissimi, li volete vedere indossati? Li faccio vedere subito anche perché è molto semplice metterli, veramente semplicissimo. Eccoli qua. Io ora non ho lo specchio, spero di averli messi bene. Guardate come stanno una volta indossati, 35 euro. Vediamo, ecco bene l'orecchino, guardate che carine, vedete tutte le perle, tutte a scalare su base in rosa. 35 euro l'ultimo paio, sono veramente molto carini. Direi di ritirarli, grazie. Poi, guardate che bella, questa è anche firmata. Battiti, una catena lunghissima con la lettera P, andrebbe bene alla nostra Paola, alla Paola, poi Patrizia, poi 51 centimetri la lunghezza massima, 46, diciamo quella minima. Bella, guardate che bella, con zirconi, la catena è una Rolò, ne abbiamo una sola, battiti è la firma e la propongo a 35 euro, anzi 30 euro, con la P di Paola, di Patrizia, aiutami, non ce n'è più nomi? Patti, vabbè che poi è sempre Patrizia, poi, oh mamma mia, non ne abbiamo più, Pina. Poi Pina, Pinuccia, Pamela, ecco Pamela, Palma, Palma, sì, avevo una signora carissima che si chiama Palma, una mia carissima conoscente. Poi basta? C'erano così pochi con la P? Palmira, brava. Dai, 30 euro, arrivano i suggerimenti? No. Ah, pensavo che fossero suggerimenti. 30 euro, una lunghezza di 51 centimetri con la lettera P. Questi sono ovviamente zirconi. Allora, sì, oggi siamo una novità. Oggi siamo in diretta su Facebook. Anzi, se riesci a mettere anche il Facebook, possiamo anche interagire con le persone, no? Anzi, me lo metto io. Così vediamo se riusciamo a fare più di una cosa insieme. Allora, siamo in diretta anche su Facebook. Ok? Il nostro angelo dovrebbe essere a posto oggi. Ha provato se prendesse qua il cellulare. Vabbè. 30 euro, battiti. Questo costa di listino 59, lo vedete, firmato battiti. 30 euro. Allora, visto che è l'ultimo, facciamo 25, però vi voglio sentire, vi voglio assolutamente sentire. Vorrei prenotarlo, ok? È l'ultimo pezzo di un blocco. Veloci, datemi questa soddisfazione. Per ben 25 euro vorrei sentirvi, magari un regalo, che so io, anche per Natale. Non ci sei su Telenord. Cosa vuol dire che non ci sono su Telenord? Ok. 25 euro facciamo, via lo ritiro, andiamo avanti.
Bellissimi anche questi tennis, tutti lunghi 18 centimetri, ne abbiamo due con pietra di colore e uno bianco. Guardate come stanno bene tutti e tre insieme, infatti vi farò anche il prezzo per tutti e tre. Allora, costano 60 euro cada uno. €150 tutti e tre, sono bellissimi. Andiamo pure dentro, 18 centimetri la lunghezza. Qua diamo un po' più di luce perché anche delle pietre blu sono stupende. Guardate che belli, sono tutte a taglio brillante, su un castone in bianco, bellissime anche quelle verdi e splendida quella in bianco. Tutt'argento 9,25, tutti e tre facciamo 150, anzi 140 tutti e tre, 60 euro cada uno. Quindi voglio vedere, bellissime, tutte lunghe 18 centimetri, guardate come sono belli, sono della stessa misura, quindi stanno benissimo tutti e tre. Ora usano tanti bracciali insieme, approfittatene, eh? Sono tutte pietre taglio rotondo, taglio brillante, verde, bianche e blu. 140 euro. Dicevamo appunto che siamo in diretta su Facebook, se qualcuno volesse anche verificarlo e dirmelo, eh? Se la visione c'è, se si vede bene, eccetera, eccetera. Anzi, ora vado a vedere anch'io. Ecco, sì, c'è la diretta, perfetto, io l'ho vista. Benissimo, magari abbassiamola così, perfetto. Ecco, qualcuno inizia benissimo. Ecco, se qualcuno volesse scrivere, benissimo. 60 euro cada uno, 140 tutti e tre sbagliate. Poi bellissimi questi orecchini, le boule sono molto grandi, sono circa 2 centimetri, quindi 20 mm, guardiamole. Queste le propongo a 60 euro, sono stupende, hanno la doratura 23 carati, chiusura la monachella, molto grandi, 85 il suo prezzo, 60 euro. Quindi siate veloci. Oro 23, scusate, carati alla galvanica, tutto in argento 9,25. Due grandi boule, sono 2 centimetri, 60 euro e le ritiro. Poi, la bianca c'è, brava, così almeno mi dite se mi vedete. Allora, poi, ecco anche questi sono splendidi, il nostro cliente infatti li ha presi. Allora, sono due conchiglie fatte divinamente, le abbiamo eventualmente anche in oro, però queste sono in argento. Ne abbiamo una in rosa e una in argento brunita, ne va una e una, stupende. Queste le abbiamo proposte, Paola, a 65 euro, no? Se non sbaglio, 65 euro. Guardate che belle. Una rosa e una nera, molto belle. Fra l'altro, non so se vedete che hanno una sorta di lavorazione che ha questa diamantatura, perno e clip, quindi doppia sicurezza e stanno ben aderenti. Ora ve la faccio vedere anche indossata. Guardate che carine, le metto a fianco. Una rosa e una nera, tra l'altro nero e rosa anche nell'oreficeria, nella gioielleria sta molto bene. Ecco qua, vedete che riempie praticamente il lobo. 65 euro, perno e clip argento 9,25 con appunto questa galvanica in rosa e in brunito. Via il ritiro. Qualcuno si domanderà, ma quanto durerà? Beh, insomma, sono fatti molto bene, quindi dura sia la brunitura che la galvanica in rosa, nel caso si può ripetere, ma comunque essendo un orecchino, se soprattutto adesso non è soggetto ad andare in mare, in piscina, troppo frequentemente sotto la doccia con dei saponi, dura una vita. Bene, dai, ancora un paio di orecchini in giallo, questi li abbiamo anche eventualmente in rosa, perché comunque ho portato qualcosa in rosa, belli, questi sono proprio semplicissimi come quelli di oreficeria, guardate come sono fatti, vi do anche la pendenza, se trovo il centimetro, eccolo qua. Allora, ora ve li faccio vedere, 4 centimetri, vedete nel profilo, poi girando, ecco, sono, vedete qua, hanno la parte più stretta, poi più larga, sono splendidi. Sono in giallo, quindi doratura in oro giallo,
E questi costano 65 euro. Sono bellissimi. Guardate come sono realizzati, identici a quelli in oro. 65 euro. Li ritiro, grazie, e direi di farvi vedere ancora. Ecco, questi sono splendidi. Un paio in oro rosa. Guardate che belli. Questi costano 35 euro. Bellissimi anche questi. Tutti in rosa. Li vediamo. Eccoli qua, perno e farfallina, lucidi e martellati, vedete che hanno questa forma sinuosa, e 35 euro, bellissimi, sono unici e sono con la doratura in rosa. Li ritiro, grazie. Poi abbiamo questi stupendi, li abbiamo a tutto giro con le pietre, in questo caso pietre verdi che ricordano gli smeraldi. E volevo farveli vedere anche indossati. Questi costano 50 euro. Eccoli qua. Li vediamo. Ecco, vedete che hanno le pietre sia da una parte che dall'altra. In questo caso sono pietre verdi. Facciamo 40 euro, dai, 40 euro. Poi abbiamo quelli arancio, però solo con le pietre della parte frontale, sempre in rosa. Questi ricordano gli opali di fuoco. Eccoli qua, vedete che però abbiamo solo la parte davanti, mentre questa è ricca di pietre anche dietro. Quindi 40 e 30 quelli arancio, anche questi ricordano appunto gli opali di fuoco, mentre questi ricordano gli smeraldi. Sono bellissimi, questi ovalini. Anche questi li mettete su e non ve ne accorgete. Volevo farvi vedere anche quelli arancio, perché sono molto belli. Sempre su rosa, vediamoli. Guardate che carini. 30 euro questi e 40 quelli verdi. Ok? Li ritiriamo entrambi, grazie. Poi ho ancora. Sono rimasti solo questi anelli, cioè quindi solo questi colori, lettere, scusate, colori, colori perché stavo guardando un'altra cosa. Allora, vediamoli un attimino. Guarda dove, ecco, è andato a finire il cartellino. Allora, facciamoli vedere. Allora, abbiamo questi, ovviamente poi li potete gestire voi per la messa a misura, si possono allargare o stringere. Allora, abbiamo la C. Abbiamo la B, la E, la P e la R. Sono tutti in argento, 9,25, tutti rodiati e questi costano 25 euro cada uno. Costavano tutti 40 euro, uno per l'altro. Quindi approfittate, ne sono rimasti solo questi nomi. Ripeto, magari anche prenderli già per il Natale, magari se dovete fare dei regalini. Insomma, con 25 euro prendete un anello con la lettera in corsivo, rodiato. Pensate che ora tra poco sta solo la rodiatura, questa cifra qua, 25 euro. E si possono mettere a misura da soli, dietro potete allargarli o stringerli. Quindi abbiamo detto la R, la B, la C, la E e la P. Questi sono diciamo, le lettere rimaste. Possiamo accontentare solo queste persone. 20, avete chiamato tantissimo per dire che non ci sentivate, quindi ci siete. Ed è possibile che nessuno è interessato a questi oggetti, a questi prezzi? Via, li ritiro, grazie. Guardate che aspetto le vostre telefonate, insomma, anche questi oggettini, perché poi anche le cose, diciamo un pochettino più a prezzo, anche per fare dei regali. Anche Nadia, bene, grazie. Ok. Poi, questo bracciale lo mostro perché è troppo bello, bellissimo. Abbiamo anche gli anelli, ciondole, anche questo è tutto diamantato. È un bracciale alla schiava che vi propongo, questo era 180. Facciamo proprio solo per oggi, 100 euro. 100 euro. Qua poi lo potete gestire voi, è bellissimo questo, è da prendere al volo, da prendere al volo. Bellissimo, alla schiava, tutto diamantato, non so se riuscissimo ad andare un attimino più dentro, grazie Angelo.
Qua abbiamo poi eventualmente i ciondoli, abbiamo gli anelli, insomma abbiamo diverse cose con questa lavorazione, che ora non si riesce a vedere la diamantatura, ma credetevi, è luminosissimo, è luminosissimo. Bello, va bene a qualunque polso perché si può leggermente allargare o stringere. 100 euro, costa 180, e lo ritiro. Poi ancora questi, dai, vi faccio vedere anche questi, anche questo. Allora, vediamo questi orecchini sono bellissimi, li abbiamo, mi sembra, venduti con il rosa, o forse sono in negozio, non so. Abbiamo il doppio colore, o rosa e bianco, oppure come in questo caso, tutti bianchi. Li vediamo, li propongo a 60 euro. Sono tempestati di zirconi, sia da una parte che dall'altra, tutto giro. Anzi, facciamo 50, dai, 50 euro. E questi semicerchietti che vanno appunto attaccati al lobo, perno e farfallina. Sono bellissimi. Anche qua, regia, Andrea, se vogliamo andare un pochettino più dentro. Bene, bene, vedo che le persone iniziano a seguire, sono contentissime. Sono con... Eh beh, ce lo vedo io, lo vedo io. Ah no! 50 euro, bellissimi anche questi, direi di ritirarli. Poi che altro? Basta? Facciamo vedere ancora questi, dai, poi basta. Questi sono, a me mi piacciono molto, sono geometrici, bellissimi, ora ve li mostro anche indossati. E anche questi costano 60 euro. Vediamoli, vedete che hanno queste forme geometriche. Li vediamo anche indossati, sono tutti Made in Italy, hanno tutte la loro firma, chiusura alla pompeiana, guardate che bello. 60 euro, bellissimi, con questa forma geometrica, pendenti, modernissimi, tutti pezzi unici, quindi possiamo solo accontentare una persona. Poi abbiamo ancora il ciondolino che dai, ve lo metto, 40 euro, è proprio l'ultimo ultimo, questi ne abbiamo venduto davvero tantissimi, con l'opale, la sua catena veneziana, dai, 40 euro, è l'ultimo, vediamolo. Opale, zirconi, la catena veneziana, 40 euro. Ciondolino, splendido, unico. Dai, lo ritiro, grazie. Basta, iniziamo con la nostra gioielleria. Non abbiamo prenotato niente, a dire così, in argento. Sono pezzi, ora vediamo se c'è l'altro perché sono veramente pezzi unici, se ve lo dico. Allora, cosa vi faccio vedere? Oggi abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta. Io inizierei con una penna, perché no? Una Mont Blanc, guardate che bella che è, stilografica, vediamola, con il pennino in oro, con la sua ricarica dentro ovviamente nuova. Questa la propongo a 220 euro. Mont Blanc. Stilografica col pennino in oro. 220 euro. E questa, dai, è una cosa curiosa, è ovviamente unica, quindi se anche qua volete fare un regalino, affrettatevi. È unica. La ritiro, grazie. Poi. Allora, vediamo un attimino, io provo a farveli vedere, poi aspetto una telefonata. Allora, c'è qualche Doriana all'ascolto? Abbiamo una Demi Parure con bracciale e orecchini, anche qua veloci. Veloci,
veloci, oro 18 carati, con la bandiera ovviamente della Sampdoria. Qua aspetto qualcuno che ci guarda magari dalla Liguria, eh? Bracciale e orecchini a cerchio. Via, li ritiro, grazie. Poi guardate che carina questa collanina. Con pietre di luna, chiusura in oro 18 carati, il centimetro, eccolo qua, questo è proprio girocollo, 40 centimetri, guardate che bella che è, sembrano diamanti, la vediamo, e la propongo a 120 euro. Bellissima, con chiusura in oro 18 carati, sembrano diamanti brown. È unico, 120 euro, lo ritiro, però è piuttosto corta, c'è proprio girocollo, 120, via, lo ritiro. Facciamo vedere un paio di orecchini, qua non c'è neanche l'aria condizionata. Paola, quando puoi, grazie. Allora, un paio di orecchini in oro bianco 18 carati con due zaffiri bianchi. Tenta. Con due zaffiri bianchi, sono piuttosto grandi, perché sarebbero circa 60 punti cada uno di brillanti. Questi sono zaffiri bianchi su oro bianco 18 carati, li propongo a 120 euro. Belli, tutti in oro 18 carati, perno e farfallina, sono zaffiri bianchi taglio brillante, 120 euro. Anche questi sono splendidi. Le volete vedere indossati? Così possiamo vedere più o meno la grandezza. Ma mi sta guardando anche Samuele? Vediamo. Dai, che se mi sta guardando Samuele lo saluto. Vedete come sono grandi? Fossero brillanti, sarebbero circa 60 punti cada uno. Sono bellissimi. Zaffiri bianchi 120, direi di ritirarli. Volevo farvi vedere un anello molto carino che pensavo di tenermelo. Io ve lo mostro. Se non dovesse andare, ho deciso di tenermelo. Solo che mi faceva anche piacere presentarvelo perché è proprio bello, bello, fine da morire. Allora, i diamanti qua sono tutti F color, la messa a misura non è un problema, anche se guarda caso la mia, o forse poco più. Diamanti taglio baguette e taglio brillante, tutti F color. Questo lo propongo. A 1800 euro. È stupendo, se non dovesse andare me lo tengo perché è bellissimo. Diamanti bianchi extra, ripeto, la messa a misura non è un problema, si può allargare o stringere. I diamanti sono F, sono tutti puri. 1800 euro, è veramente bello questo anello, sciccosissimo. Bello, eh? Anche qua, se non dovesse chiamare nessuno, ormai l'ho detto e me lo terrò io. Bello, proprio bello, bello. 1800 euro. Ah, ricordo che ritiriamo l'oro sempre sull'acquisto di tutta la gioielleria, non l'oro, sull'acquisto della gioielleria. Quindi anche in questo caso ritireremo l'oro a 1500, sì, a 1500 euro, a 35 euro al grammo. Quindi con, dunque, con 51 grammi e 42 vi portate a casa questo splendido anello con diamanti F color. Via, lo ritiro, oppure anche solo per, diciamo, per l'importo parziale, ecco, però possiamo anche ritirare solo oro, eh. Poi, vediamo, ah, guardate che carina questa è d'epoca, è in oro 18 carati, uno spillo, molto molto carino, guardatelo, ovviamente
si apre e si inserisce nella giacca, nel foulard, nella cravatta, dove volete, in un vestitino, dove volete, ed è una spada in oro rosa, 7 grammi. Lo propongo a 300 euro. Andiamo un pochettino più dentro. Guardate la lavorazione, 300 euro. Questo è unisex, può essere portato da uomo o da donna. Una spada. Vi do anche la lunghezza. Allora, siamo esattamente a 8 centimetri di lunghezza. Guardate che carina, chiama poi soprattutto gli oggettini d'epoca, è una cosa molto graziosa. 7 grammi, 300 euro. Lo ritiro, grazie. Poi facciamo vedere un bracciale in oro bianco per l'esattezza. Questo non è lunghissimo, ha una chiusura scomparsa. È 16 centimetri e 70, tanto per farvi capire, a me va benissimo, anzi anche un po' largo. Questo è 11 grammi e 50 e lo propongo a 5, anzi facciamo 4,80, dai, 480 euro. In oro bianco, 18 carati, ma qua dobbiamo avere un polso, è anche firmato, è anche firmato, un polso tipo il mio, non più grosso. 480 euro. Bello, tutto in oro bianco, 18 carati. Via, lo ritiro, grazie. Mi raccomando, non picchiatevi. Poi un altro splendido oggetto, questa farfallina degli anni 60 smaltata, questa è una spillina, 6 grammi e 50, la propongo a 280 euro. Spillina con la farfalla, bellissima. Gli smalti sono perfetti, anni 60, in oro 18 carati. 200, ben 280 euro con smalti. Vi do anche la grandezza così potete rendervi conto. Abbiamo 2,5 cm per circa 2,5 cm nella parte più grande delle alette. 2,80 e direi di ritirarlo, grazie. Poi oggi abbiamo anche un po' di orologi da uomo. Damiani, bellissimi questi orecchini. Qua i brillanti sono bianchissimi, vorrei farveli notare perché sono veramente belli. Spero che la visione sia buona. Un carato di diamanti, sono veramente belli questi orecchini. Li propongo a 1200 euro. Vediamoli un attimo appoggiati all'ovo, grazie. Un carato Damiani, attenzione Damiani, eccoli qua, bianchi extra, 1200 euro, sono stupendi. Un carato di diamanti, taglio brillante, guardate, bianchi extra, 1200 euro, molto molto carini, eh? E li ritiro, grazie. Poi, bella questa Chanellina realizzata con spinelli neri, perle Giappone di 8 mm, una lunghezza di 70 centimetri, guardate che bella che è. Splendida. Sei perle Giappone, spinelli neri. Questa la propongo a 280 euro. Veloci, però è unica, pensatela su un abitino nero. Queste perle Giappone bellissime di 8 mm e questi spinelli splendidi, neri, tutti taglio briolé. 70 cm la lunghezza, 280 euro.
via, la ritiro, è unica. E abbiamo anche una splendida, uno splendido filo di perle. Ora vi do la lunghezza con una bellissima chiusura in oro bianco 18 carati. Anche qua abbiamo le perle di 8, 8 e mezzo intervallate con spinelli neri. Quindi abbiamo un bianco e un nero. 45 centimetri la lunghezza. Vediamolo. Bellissimo questo filo di perle. Vedete, abbiamo come distanzieri questo splendido spinello nero taglio briolet, peraltro luminosissimo, una doppia chiusura in oro bianco 18 carati e questo la propongo a 550 euro. Bellissima, 8 mm le perle intervallate da spinelli neri, quindi bianco e nero. Due colori molto sciccosi insieme e spinelli come distanzieri. Gli spinelli sono tutti taglio briolet, quindi anche questi luminosissimi. Facciamo 500 euro, dai, tanto le 50, figurati, nemmeno se piango. 45 centimetri la lunghezza. Ora oggi non ho la maglia forse più adatta per indossarlo, per in genere sono vestita di nero. Ecco, guardate che bella, molto luminosa, perle ovviamente intere, giappone e distanzieri in spinelli neri. 500 euro, bellissima. Poi la chiusura potete anche metterla lateralmente. Lo ritiro, grazie. Poi vi faccio vedere un bijou, perché questo è un bijou veramente, un piaget, tutto in oro bianco 18 carati. A carica manuale, ovviamente revisionato, un anno di garanzia e tutto quanto, con ovviamente brillanti, 16 centimetri la lunghezza del polso. D'altronde le persone che mettevano questi oggettini erano persone con una volta erano tutte col braccino molto sottile, no? Quegli anni 30, anni 40, anche primi del Novecento. Guardate che belle, qua abbiamo due file di diamanti taglio brillante, Piaget, carica manuale, tutto in oro bianco 18 carati, questo ve lo propongo a 1600 euro, stupendo, con dei brillanti ovviamente bianchissimi, tutto originale, bracciale, movimento, tutto in oro 18 carati, vedete la corona che rimane dietro l'orologino, 1600 euro. Qua abbiamo bisogno di un polso gentile, come d'altronde la persona che lo indosserà. A oggi siamo tutti più sportivi, siamo più maschiacci, invece pensate veramente al polso di una signora, un oggetto del genere, la raffinatezza. Via, lo ritiro, grazie, Piaget. Quindi noi non ci facciamo caso, ma Piaget è una grande ditta orologeristica, importantissima. E poi un altro, dimmi. Sì? Sì, li metto un attimo, certo, sì, sono bellissimi. Allora, glielo dico. Allora, quanto sono? Sono esattamente di altezza 1 cm e 30 o 40. I brillanti sono stupendi, qua veramente sono favolosi, poi li vedrà anche perché io lo dico, ma poi avrete modo di visionarli. Guardatelo, guardate che belli, sono stupendi. Se ve lo dico, vi dovete credermi sulla parola. Bianchi extra, partiamo con la caratura, diciamo, dei diamanti un po' più grande, leggermente a scalare sul finale. 1200 euro, casomai prendi anche le seconde prenotazioni, ma purtroppo ne abbiamo uno solo quando ve lo dico. Un altro splendido paio di orecchini, ora li metto così, ma credo che vadano dall'altra parte, però questi non hanno il cartellino, questi sono anche firmati. Ah, ok, allora se c'è Samuelino lo saluto. Allora, sono tutti zaffiri naturali multicolor, io lo vedrai più dall'altra parte. Ho messo questo perché è quello senza cartellino, ecco, vedrai la parte giusta così.
perno e clip, tutti in oro bianco 18 carati, firmati, li propongo a 1500 euro. Sono tutti zaffiri naturali multicolor. Vediamoli, vedete? Sono anche firmati. Qua abbiamo il cartellino suo originale. Oro 750 millesimi, zaffiri multicolor naturali. 1500 euro. Un'esplosione di luce, di colori. Sono stupendi, tutti i colori sfumati. Qua direi che stanno benissimo sul nero, sul blu o comunque su tutti i colori che troverete poi su questi orecchini. Veramente bellissimi, eh? Danno allegria. 1500 euro. Perno e clip la chiusura, tutti realizzati in oro bianco 18 carati. Ripeto, 1500 euro e direi di ritirarli. Grazie. Un altro splendido paio di orecchini, questi sono molto belli, hanno due pietre di luna bellissime, diamanti taglio brillante, una boule diamantata come tappabuco, li farei vedere indossati per vederli bene, rimangono ovviamente leggermente pendenti, guardate che belli che sono, li propongo a 450 euro, bellissimi. Vedete, una boule diamantata, tre brillantini per parte e questa pietra di luna taglio a goccia o a pera. Bella anche questa, questo colore grigio stupendo perlato, che tra l'altro, ecco, sempre con questi abiti che in genere amiamo portare, soprattutto il nero, direi che stanno benissimo, eh? Belli, belli. 450 euro ovviamente con diamanti taglio brillante. Sono unici e sono bellissimi, veramente. In oro bianco 18 carati, non perdeteli. Via, li ritiro. Ma gli orecchini tappabuco da 120 sono andati, Paola? Ma com'è possibile che sono stupendi? Sono tutti realizzati in oro bianco 18 carati. Hanno due zaffiri bianchi, taglio brillante, che peraltro rimarranno tali e quali. È sempre un minerale, quindi rimangono identici. Guardiamoli, grazie. Vedete che sono molto grandi perché se appunto fossero dei brillanti, come caratura avremmo oltre 0,60, 0,65. Quindi sono ben visibili, perno e farfallina a 120 euro. Guardate che belli che sono. 120 euro, costerebbe di più. Far fare il castone in oro 18 carati con perno e farfallina. Sono unici, li ritiro, grazie. Sono unici. Poi un bellissimo anello, bello anche da mignolo, perché no? A me ovviamente va l'anulare. I rubini sono tutti taglio carré, è tutto realizzato su oro bianco, un anello a fiocco. Si può tranquillamente mettere a misura, vediamolo, quelli che vedete sono tutti rubini, però vediamolo bene perché qua vedo tutto nero. Eccoli qua, tutti rubini taglio carré con su oro bianco 18 carati, bellissimo. Si può portare da mignolo, si può portare all'anulare, come preferite, veramente molto molto bello e questo lo propongo. Facciamo 650 euro alla prima telefonata. Ovviamente la messa a misura è a parte. Quelli che vedete sono tutti rubini naturali, taglio carré. E montati, vedete, uno a fianco all'altro, scusate, a binario. In oro bianco 18 carati, lucido a specchio. Ora vi do la misura del dito, che peraltro, ripeto, si può tranquillamente mettere a misura. È un numero del dito 11, quindi se lo volete come mignolo possiamo stringerlo, se lo volete portare all'anulare, se non avete il dito come il mio, lo possiamo allargare. A me va perfettamente. 650 euro, bellissimo, lucido a specchio, oro bianco 18 carati e rubini naturali. E direi di ritirarlo. Io non vi sento e mi preoccupo perché a questi prezzi, questi oggetti direi bellissimi,
vedere uno splendido? Questo pesa, non so se siamo circa 40 grammi, se non qualcosa di più. Questo è ovviamente revisionato, un anno di garanzia, è un Rolex Cellini, tutto in oro 18 carati, 17 centimetri la lunghezza, splendido, tutto originale, vedete marchiato Rolex, sia il bracciale che l'orologio, con diamanti taglio brillante. Ma guardate che bello che è. Pesantissimo. Diamanti taglio brillante bianchi extra, questo è veramente stupendo, eh? Stupendo, veramente stupendo. Rolex, attenzione, pesantissimo, tutto in oro 18 carati. Pensate che io amo la Patek Philippe e mi piace il 24, che è quello in acciaio di forma con i brillanti, ma costa tipo 12.000 euro in acciaio. Qua abbiamo, infatti non l'ho ancora preso perché costa un botto, se dovesse capitarmi in occasione ci penserò. Questo è un Rolex, tutto in oro massiccio 18 carati, in oro bianco, diamanti taglio brillante, un bellissimo quadrante nero. E lo propongo a 4.500 euro. Stupendo! 4.500 euro. Sarebbe veramente, dovreste venirlo a prendere qua in trasmissione per paura di perderlo. 4.500 euro. Ora Alice mi dirà di tutto perché dovevamo presentarlo più caro, eh? E lo ritiro, grazie. Un altro oggetto. Qua io spero che ci saranno all'ascolto i signori uomini che amano gli orologi. Qua abbiamo lo Jaeger LeCoultre in oro rosa svegliarino, ovviamente funzionante, bellissimo, tutto in oro rosa, revisionato, un anno di garanzia su tutto, sul funzionamento come su tutti gli orologi, tutto in oro rosa. Jaeger LeCoultre. Bello, ora volevo farvi vedere, anzi volevo farvi sentire lo svegliarino. Aspettate. Però se non dai la carica, Silvana. Sentite, ora ho dato poca carica. Bellissimo, qua mi rivolgo ai signori uomini, a coloro che amano gli orologi d'epoca, è tutto in oro rosa, Jaeger LeCoultre. E per questo vi chiedo una telefonata. Bellissimo, eh? Bellissimo. Jaeger LeCoultre in oro rosa, 18 carati. Anni 50, svegliarino. E lo ritiro, grazie. Poi, se volete qualcosa di bellissimo, un prezzo invece un pochettino più umano, abbiamo un Longines Oversize 40 mm, bellissimo, tutto in oro 18 carati con bracciale in lucertola nera. Questo alla prima telefonata, anzi, telefonate vi dirò il prezzo. Carica ovviamente manuale, piccoli secondini a ore 6. Longines grande oversize 40 mm, tutto in oro 18 carati. Anche questo ovviamente revisionato con un anno di garanzia. Per questo vi chiedo una telefonata. Ne abbiamo uno, quindi fate presto, eh? Poi andiamo avanti perché ho tantissime cose nuove e nuove nel senso che non avete mai visto. Facciamo vedere questo splendido spillino, due piccoli rubini al posto degli occhi. Questi erano oggetti che realizzava anche Cartier, poi ovviamente poi, tutti hanno riprodotto questi oggetti. È uno spillino, allora ha una lunghezza di 3 centimetri in turchese, attenzione, naturale, in oro 18 carati, due piccoli rubini al posto degli occhi. Tutto in oro 18 carati, 3 centimetri, nasce come spillino, eventualmente possiamo staccare lo spillino e mettere una contromaglia se qualcuno preferisce e lo propongo a 350 euro.
bellissimo, originale dell'epoca. No. €350. Bellissimo, eh? Bellissimo. E lo Paola? Via, lo ritiro, grazie. Poi una collana di tanzanite, facciamo €350, dai, meno non ce la faccio, è tanzanite naturale. Una chiusura in oro 18 carati, 45 cm di lunghezza, tutta taglio briolé, €350. La chiusura è in oro giallo 18 carati, sempre firmata Colpo e Zilio, leggermente a scalare, vedete che la parte centrale è più grande. Bella questa tanzanite, ripeto, tutta taglio briolé, di conseguenza luminosissima, bello il colore. €350. Dovreste far impazzire il centralino. Quanto è? Aspetta, che Alice mi aveva scritto tutto. 35 mm. 35 mm per lo Jaeger LeCoultre, 40 per il Longines. €350. Lo ritiro, anche questo sbrigatevi, bellissimo lo spillino, eh? Poi un paio di orecchini. Allora, qua abbiamo circa tra i 2 carati e 50 e 3 carati di diamanti tutti taglio a rosa. Le perle sono naturali, naturali Giappone, epoca originali in oro 18 carati. Chiaro che se volete qualcosa che brilla come il taglio brillante, non è questo il caso, eh? Questi sono tutti diamanti taglio a rosa, questo giustifica anche l'epoca, eh? Questi li propongo a 1.200 euro. Sono bellissimi, sono gli orecchini della nonna con tutti i diamanti per circa 3 carati. Bellissimi, da non perdere. Chi ama l'epoca, da non perdere. Un paio di orecchini con perle chocolate, bellissimi anche questi. In oro rosa 18 carati, le perle sono 12 mm. Le perle sono 12 mm, su oro rosa, diamanti taglio brillante bianchissimi. Ah, tanto, volevo anche salutare, scusa, Cristina, che so che ci sta guardando. Cri, ti mando un abbraccio. Perle Australia Chocolate, bellissime, diamanti bianchi extra eppure, queste le propongo a 1.600 euro. Stupende, vediamole appoggiati al lobo, 1.600 euro, sono bellissime. Vediamo anche tutte in oro rosa, bellissime le perle, naturali, chocolate, su oro rosa e brillanti bianchissimi, 1.600 euro. Stupende anche queste, 1.600, li ritiro, grazie. Grazie. Un filo di perle Giappone di 8 mm, una splendida chiusura, tra l'altro pesantissima in oro giallo 18 carati con brillanti. È lunghissimo questo filo. Credo sinceramente che possiate fare due giri intorno al collo perché infatti sono 90 cm. Guardate che bello che è. Sono tutte perle ovviamente Giappone di 8 mm, una bellissima chiusura pesantissima con diamanti taglio brillante, ovviamente a tutto giro. E qua vi chiedo un doppio filo, 1.300 euro. Bellissime perle, sono giapponesi di 8 mm. E la chiusura splendida in oro 18 carati pesantissima con brillanti. Doppio praticamente filo oppure la potete lasciare lunga a Chanel.
Via, la ritiro, grazie. Poi abbiamo una spilla stupenda in platino con diamanti, circa 3 carati e mezzo di diamanti, una splendida ametista al centro naturale taglio rotondo, ripeto, tutta su platino, proposta a 2.200 euro. Andiamo pure dentro. I diamanti sono tutti molto grandi, non so se li vedete, bellissima l'ametista naturale taglio brillante, questa saponetta che vi do la misura, siamo 5,60 cm per 3,20 cm, 2.200 euro, stupenda, tutta in platino, eh? Tra i 3 e i 4 carati di diamanti, bellissima, qua non dovete perderla perché è veramente un amore questa spilla, bellissima, tutta, pensate, tutta in platino con diamanti, vecchia miniera, bianchissime, 2.200 euro e la ritiro di corsa. Fope in oro rosa con brillanti, con un prezzo veramente di listino da urlo. Aspettate che volevo levare il cartellino per mostrarvelo bene. Ok, è diciamo della linea Flex, quegli elastici con diamanti taglio brillante, lo vediamo. Se vi dico il prezzo di listino non ci credete perché veramente diamanti taglio brillante, Fope ovviamente originale. Allora, la scritta Fope la troviamo qua, mi sembra. Sì, qua, vediamola. Fope, vedete? Questo va indossato in questo modo, ha tutti i cerchietti in rosa e brillanti che si muovono. Bellissimo. Fope originale. Questo lo propongo a 1.500 euro, meno dalla metà del listino. A circa 20 grammi, diamanti taglio brillante, cerchietti a tutto giro, fope, bellissimo, in oro rosa 18 carati, vedete? Flex, quindi elastico. Abbiamo anche la caratura incisa dei brillanti. Nuovo 1.500 euro. Dovreste veramente far impazzire il centralino. Fope. Oro rosa. Lo ritiro, grazie. Anche questo ovviamente è unico. Un paio di orecchini Gucci in oro 18 carati, Gucci ovviamente originali, tutti in oro. 16 grammi e 50 il peso dell'oro, li propongo a 1.300 euro. Gucci, 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 oro, pendenti, oro 18 carati. Poi vabbè, questo è andato dietro, poi andrà anche davanti. Eccolo qua. Gucci firmati, originali ovviamente, con le staffe, 16 grammi e 50, 1.300 euro. Il listino di 5.740. Quindi direi che qua non perdete nulla, sono tutti in oro, 1.300 euro, bellissimi. Gucci, li ritiro, grazie. Poi mi dici Paola se è andato qualcosa, se è così almeno eventualmente. L'anello che piace a me non è andato? No. Quindi cosa sarà il destino? Allora, facciamo vedere anche questo, che è un anello con un carato 50 di diamanti bianchi, su oro giallo e oro bianco e diamanti brown, che propongo a 850 euro. Un carato e 50 di diamanti, bellissimi, diamanti bianchi extra e brown. Per il numero non c'è problema, vi dico che però questo è un numero 14 e mezzo del dito.
Possiamo allargarlo, stringerlo, bellissimo. 850 euro dovreste far impazzire veramente il centralino. Lo ritiro 0,50 di diamanti taglio brillante. Vi do anche qua il numero, anche se anche in questo caso si può tranquillamente mettere a misura. Numero 13 è una rivierina, circa 0,50 la caratura. Ve lo propongo a 300 euro. Anzi, facciamo 2,80. Oro bianco, 18 carati, diamanti taglio brillante, andiamo un pochettino più dentro, 280 euro, numero 13, ma ripeto, si può tranquillamente mettere a misura. 280 euro, inutile dirvi che è unica. Via, poi per chi ama le firme, abbiamo sempre un Damiani, abbiamo ancora, scusate, non l'avete ancora visto, un Damiani di 0,30, bianchissimo, bianchissimo, lo vediamo, Damiani. E anche questo lo proponiamo a 1.200 euro. Bianco extra, bello pesante, Damiani 1.200 euro, 0,30. Via, due campanelle, guardate che belle. Una la contromaglia in oro rosa e il battacchio in oro rosa con brillanti, tutte zaffiri naturali taglio rotondo. Costa 1.370 euro di listino, 1.370. Questa è in oro bianco, vedete, con sia il battacchio che la contromaglia in oro rosa, entrambi con diamanti taglio brillante, zaffiri. Questo la propongo 1.370, scontata del 40, facciamo 850 euro. E l'abbiamo eventualmente anche con smeraldi, brillanti e smeraldi, stessa cifra, quindi decidete voi. Le campanelle hanno una loro firma, sono piuttosto grandine, anzi mettiamole un attimo appoggiate al collo per vedere la grandezza. La vediamo 8,50, 1000, anzi facciamo 800, dai, tanto non cambia niente. 1.370 il loro prezzo, eh? Questa è con zaffiri e quest'altra è con smeraldi, possiamo scegliere. Vediamo. Oro, brillanti, smeraldi o zaffiri. 800 euro la richiesta. Millecinque tutti e due. Via, le ritiro. Tennis, come siamo messi con i tennis? Sì, abbiamo quelli con brillanti. Siamo un po', devono arrivare, un po' di cose. Allora, vi faccio vedere. Allora, però rubini, abbiamo tutti smeraldi. Allora, facciamo vedere quelli con il colore intervallati da diamanti taglio brillante. E abbiamo i tre colori, abbiamo gli zaffiri, gli smeraldi e i rubini. Entrambi i casi, le pietre sono eccellenti. I diamanti taglio brillante che vedete, diciamo intervallati alle pietre, sono G-Color, sono tutti realizzati in oro bianco 18 carati. E la richiesta, aspettate, che vi dico su tutto, è di 1.200 euro cada uno, bellissimi, belli anche così da soli, splendidi portati tutti e tre insieme.
zaffiri, smeraldi e rubini. 18 centimetri la lunghezza, sono tutti taglio brillante. Mi metti un po' più di luce perché io non li vedo bene, poi magari. Ah, no, no, però fuori si vedono bene. Va bene, va bene. Bellissimi, sono tutte pietre celse, sia zaffiri, rubini e smeraldi. I diamanti taglio brillante, a tutto, vedete, su tutta la lunghezza sono intervallati alle pietre. 1200 euro cada uno. Via, le ritiro, grazie. Poi. Non abbiamo quel tennis con zaffiri bianchi, Paola, non c'è? Come mai? Vedete, ho messo tutti. Allora, facciamo vedere quello con diamanti fancy, sempre 18 centimetri. Lo proponiamo a 1800 euro, costa 2.590. Io lo ritiro, grazie. Poi in platino abbiamo un bellissimo black pen, questo stupendo, carica manuale, revisionato, un anno di garanzia. Guardate che meraviglia, qua abbiamo bisogno di un polso veramente gentile, con diamanti taglio brillante bianchissimi, bianchissimi. Black pen è la firma, tutto in platino. Revisionato, un anno di garanzia, alla prima telefonata 2.500 euro, ma di corsa, 2.500 euro. Black pen la casa, eh? Sono carissimi gli orologi di Black pen, ma guardate, guardate la raffinatezza di questo splendido orologio, tutto in platino con questi diamanti bianchi extra. Che cosa? Via, lo ritiro. Poi facciamo vedere un bellissimo zaffiro. Guardate che bello, un zaffiro di 3 carati e 92, 3 carati di diamanti taglio taper e taglio brillante. Questo è un anello degli anni 80. Guardate che bello, stupendo. 3 carati e 92. Questo ve lo propongo a 3.200 euro. Bellissimo. I diamanti sono 3 carati, sono tutti bianchi extra, è tutto lavorato a filo. Sì, 220 euro, 2.200, il resto ce lo metti te. 3.200 euro. 3.200 euro. 3 carati e 92 lo zaffiro. 3 carati i diamanti. Un bellissimo anello. Bellissimo. 3.200 euro. Stupendo, veramente. Via, lo ritiro, grazie. Rivierina veloce, 280 euro, non è che, chiaro, non sono 3 carati e mezzo, sono circa 0,50,
C'è solo di oro, è valenzana, oro 18 carati, la vediamo per favore, 280 euro. A distanza, non a distanza, questo è diciamo più o meno la grandezza, eh? Aiutatevi con le mie dita e lo ritiro. Volevo far vedere un altro anello stupendo. Allora, tanto facciamo vedere questo anello che è carinissimo, in oro giallo e in oro bianco, con diamanti taglio brillante e una tormalina verde al centro di 0,45. Lo propongo a 450 euro. Vi do il numero del dito, è un numero 18, si può anche questo mettere a misura, 450 euro. Tormalina verde taglio brillante per 0,45, diamanti taglio brillante, bellissimo. Guardate, tutto in oro, 18 carati. 450, direi di ritirarla, grazie. Per poi farvi vedere questo splendido anello, guardate che bello, qua abbiamo tre zaffiri da urlo, questi sono manto di Madonna. Sono un carato e 20 cada uno, bellissimo, anni 50, oro bianco 18 carati, entriamo pure dentro, diamanti taglio brillante per circa 0,70 bianchissimi. È bellissimo questo anello, veramente bellissimo. 2200 euro. 2200 euro. Zaffiri manto di Madonna. Se invece qualcuno volesse un anello in platino, che non lo vedo più, che si è andata a fare un giro, con uno zaffiro fiordaliso, dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Era qua. Eccolo qua, infatti. Bellissimo. Tutto in platino con diamanti, taglio brillante e anzi cava vecchia e taglio navette, vediamolo. Lo zaffiro è naturale, non trattato, fiordaliso, tutto su platino. Questo lo propongo a 3.500 euro. Originale dell'epoca, stupendo. Con uno zaffiro fiordaliso meraviglioso, non trattato. Questi oggetti mi ricordo un po' di anni fa, io le vendevo circa 5.000 euro, oggetti del genere, tutto in platino, bellissimo. E credetemi, che il prezzo è eccezionale. Direi di ritirarlo, grazie. Facciamo vedere anche il bracciale, moderno, bicolore, 9 grammi. €400. Oro bianco, oro giallo. Ovviamente il bracciale si apre al suo otto di sicurezza, doppio scattino, bello grande, se lo volete vedere indossato da me, ecco a me sta piuttosto grande, quattro, anzi facciamo 3,80, però vi voglio sentire, eh? Qua sta anche in un polso più grande, 380 euro. Bianco e giallo, bicolore. Direi di ritirarlo, grazie. Se riesco ad aprirlo, volentieri. Eccolo qua. Poi, cosa vi faccio vedere? I tre anche questi sono piuttosto grandini, sono tre bracciali a cerchio, grandi perché hanno 7 centimetri di diametro, quindi anche qua possono essere indossati da chi ha il polso un pochettino più forte, e questi sono 31 grammi. È salito ancora l'oro, eh?
1.400 euro, non sbagliate coloro, mettetevelo via. Quando insistevo a 30 euro al grammo, prendetelo a questi prezzi oppure permutatelo per degli oggetti validi, perché a oggi si supervaluta. 1.400 euro, bellissimi questi tre cerchi pieni. Li ritiro, ma questo Longines oversize 40 mm, ve lo dico il prezzo. Facciamo proprio l'ultimo, 850 euro. Voglio vedere se ci siete. Carica manuale, oro 18 carati, Longines 850 euro. Dovreste far veramente impazzire il centralino. 40 mm. Via. Volevo ripresentare questo splendido Jaeger LeCoultre in oro rosa con anse aranio 35 mm. Quanto l'ho presentato questo? Ah no, ve lo dico, 4.000 euro. No, il cinturino non è originale, è stato cambiato da noi. Anzi, facciamo 3 e 8. Revisionato, un anno di garanzia, sveglierino in oro rosa. Jaeger LeCoultre, 3.800 euro. Via, lo ritiro. Ma neanche questa è andata. Quanto l'ho proposto? Oh, perché è bellissima. E la perla? E questa? Quanto l'ho proposta questa qua? Non la Chanel, la perla, quella 400, 500? Ma come fa? Ma scusate un attimo, ma perle Giappone da 8 mm e mezzo, intervallati con spinelli neri, doppia chiusura in oro bianco 18 carati, a 500 euro, 45 centimetri, è ancora qua? Via. Il fope. Facciamo vedere un po' di modello Tiffany, dai. Facciamo vedere questa in oro rosa, bellissima. Allora, una lunghezza di 42 centimetri con diamanti taglio brillante a tutto giro, vediamola. La vediamo? Bellissima, tutta in oro rosa con diamanti taglio brillante, 42 centimetri. La propongo a 650 euro, bellissima, tutti i G-Color, i brillanti. Andiamo un po' più a distanza così la possiamo vedere tutta. No, saranno i 50 più o meno, 50-60. 650 euro, modello Tiffany con brillanti, mettiamolo. Diamanti, taglio brillante, G-Color, 6,50 in oro rosa, bellissima. Quanto l'ho messa io? Poi vediamola in oro bianco 18 carati, stesso prezzo, stessa lunghezza, bellissime insieme. Anzi, le facciamo rivedere insieme perché sono bianco e rosa, bellissime. 6 C, ovviamente il cartellino è più alto, le ho proposte io. Mi sta guardando Roberto. Beh, allora ti saluto, Roby, visto che mi guardi. Roberto è un mio carissimo amico d'infanzia.
Allora, 650 euro cada uno, una rosa e l'altra bianca. Modello Tiffany con diamanti, taglio brillante. Bellissime, veramente bellissime. Belle anche portate insieme, le modello Tiffany. Sono appena arrivate queste. Via, le ritiro, grazie. Uno splendido anello. Ah, facciamo vedere tanto il brillante. Anzi, prima facciamo vedere questo anello d'epoca in oro e platino, zaffiro e diamanti a 300 euro. Vediamo un po' più vicino, grazie. Questo è uno zaffiro naturale, non è molto grande, però nella parte, diciamo, dove sono incastonati i diamanti, peraltro tagliati, diciamo, mezzo taglio, cava vecchia, è su platino tutto il resto e in oro 18 carati. 300 euro la richiesta. 300 euro. Io direi che meno di così non si può. 300 euro. Vi sembra troppo? Facciamo 280, la messa a misura è a parte, eh? 280 euro, platino nella parte superiore e oro. Via, lo ritiro. Poi facciamo vedere un diamante taglio brillante su questa bellissima montatura in oro rosa. Questo è uno 040, no, scusate, 061, scusate, era l'altro 045. 061, guardiamolo. Su questa splendida montatura in oro rosa. Lo propongo a 1.350, 1.300, dai, 1.300. 061, diamante taglio brillante su questa splendida montatura in oro rosa, 18 carati. 1.300 euro. Ma di corsa, è unico, dimmi Paola. Dimmi, ma non ha importanza, prendilo così vado avanti, dai, prendilo così, lo mettiamo a misura, ovviamente, a secondo del numero che è, ora non so nemmeno dove l'ho messo, Paola. Comunque, che mi dica lei il numero che ha, eventualmente. Lo mettiamo a misura e le diciamo quanto. 1.300 euro, 061. Diamante taglio brillante, eh? Via, via, questo, anche questo ce lo teniamo. Bellissima anche questa perla, sempre una perla chocolate. Guardate che bella, abbiamo due stelline, vediamola. Questa, tutto in oro rosa, questa riviera tempestata di diamanti taglio brillante a pavé, una splendida perla. Di 11 mm, abbiamo due stelle, vedete, marine con diamanti black e diamanti bianchi extra sulla montatura. Il tutto su oro rosa 18 carati. La propongo a 1.200 euro. Bellissima anche questa. Via, poi abbiamo un trilogy, questi però sono zaffiri bianchi su oro rosa, guardate che bella che è, la propongo a 450 euro, una bellissima trilogy con zaffiri bianchi taglio brillante su oro rosa, il numero non è un problema, lo possiamo mettere a misura, anche se questo in particolare è un numero 15 e mezzo, eh? Vediamolo. Zaffiri bianchi. E la signora di questo anello cosa ha detto? Che numero ha? Allora, vediamo subito. Devi fare il preventivo. Sì. Zaffiri bianchi 450 euro. Numero 15 e mezzo del dito, tutto su oro rosa, bellissimo, eh? Zaffiri taglio brillante, eh? Lo ritiro, grazie. Poi cosa vi faccio vedere?
Che bello anche questo. Partiamo dal prezzo, questo è 1500 euro. Abbiamo due perle Giappone bellissime, due diamanti taglio brillante di 0,22 cada uno come tappabuco e un grande baghettone. Guardate che belli che sono, 1500 euro. Tutti diamanti, le perle sono Giappone di 9 mm e mezzo, raffinatissime, con perno e farfallina. I diamanti sono bianchi extra e le perle sono Giappone. 1500 euro, sono bellissime queste perle. Va bene, se no ritrovo poi Li ritiro, grazie. Poi facciamo vedere una collana dorica 50 cm in oro nero, tutta taglio briolé. La propongo a 400 euro, 50 cm, guardate che bella. Sono tante boule tutte diamantate, l'interno è ovviamente un'anima, è una catena in oro 18 carati sempre brunito. Questa è bella portata così, è bella impreziosita con un ciondolo, magari non so, con brillanti o magari anche in oro rosa, perché no? Bellissima, 400 euro. Mi sa che ho anche sbagliato, aspettate un attimo che ve lo dico. Sì, ho sbagliato, scusate, 4,50. Scusami regia, ho sbagliato io questa volta, 4,50. Mettiamolo 4,50, grazie. Scusate, avevo sbagliato. Dorica, 50 cm, oro brunito, tutto diamantato. Lo ritiro, grazie. Poi, anche questa, figurati, non abbiamo venduto l'altra, figuriamoci questa. Ma no, non ve la presento, perché per buttarle via queste cose. Invece vi presento, ecco, questa crocetta che avrei dovuto presentarla come primo lotto. Guardate che carina. Allora, tanto in oro bianco, aspettate che prendo le pinzette, se le trovo. Dove sono? Una crocetta in oro bianco con zirconi, piccolina, anzi ora vi do anche i centimetri. Un centimetro. Aspettate, 1 cm e 70, eh? Questa crocetta con zirconi bianchi e zirconi blu, 80 euro, in oro bianco 18 carati, 80 euro, veloci, è unica, eh? Devo presentarla come primo lotto, me ne ero dimenticata. Via! Ma il gattino, la spilletta originale dell'epoca con turchese naturale, due piccoli rubini al posto degli occhi, tutto in oro 18 carati. Quanto l'abbiamo proposta, Paola? 3,50. Troppo. Facciamo 300, dai, magari forse è troppo, vai a vedere. 300 euro. Rubini. E turchese naturale, oro 18 carati, 300 euro. Niente, lo ritiriamo, dai. Poi, il Damiani l'ho mostrato, facciamo vedere questo quanto. No, questo no. Ecco, facciamo vedere questo splendido bracciale gioiello, perché è un orologio, ma in realtà questo è un gioiello. Guardate che bello, tanto vi dico la lunghezza del polso e siamo esattamente a 18 cm e mezzo, quindi è bello lunghetto. Guardate che bello, tutto sabbiato e lucido nei profili. All'interno abbiamo questo orologio in oro bianco carica manuale con brillanti. Guardate che bello, una volta indossato rimane leggermente semirigido e questo lo propongo a 1500 euro, pesantissimo, eh?
pesantissimo, oltre 36 grammi, pesantissimo. Oro bianco, 18 carati, revisionato, un anno di garanzia, con diamanti, taglio brillante sulla corona. Bello il bracciale, tutto sabbiato con questi profili lucidi. 1.500 euro. Direi di ritirarlo, grazie. Cosa facciamo vedere ancora? Cosa facciamo vedere? Anche questo, dai, questo lo facciamo vedere dopo. Un punto luce, no, facciamo vedere questo. Allora, un bracciale. Abbiamo ancora la garanzia originale di una bellissima gioielleria genovese, 18 centimetri e mezzo la lunghezza, un'infinità di zaffiri. Vediamolo. Carati e 50. Diamanti taglio brillante, pesantissimo, è tutto in oro bianco, 18 carati. Lo propongo a 2.200 euro. Bracciale con zaffiri, oro bianco, 18 carati e diamanti taglio brillante. Via, lo ritiro, grazie. Un paio di orecchini, belli questi, in oro rosa con acque marine naturali. Magari le facciamo vedere già indossate. Sono in oro giallo, non sono in oro rosa, le ho visti io in oro rosa, sono in oro giallo. Acque marine, diamanti taglio brillante, aspettate un attimo che ora li metto su. Perno e scattino, vediamoli. Diamanti taglio brillante, quelle che vedete sono acque marine, tutto in oro giallo 18 carati. Lo propongo a 450 euro. 4,50. Bellissimi. Li ritiro, grazie. Rifacciamo vedere l'anello che piace a me, che non c'è già più. Chissà se questo è stato prenotato, ora poi Paola mi dirà. Tanto vi faccio vedere questo. Bellissimo, pesantissima, una fascia, anzi vi do il numero perché questa sarebbe bene non toccarla. Questo è un numero del dito 16. I rubini sono tutti naturali, taglio carré, i diamanti sono tutti naturali, taglio carré. Andiamo pure dentro, una bella fascia tutta in oro 18 carati. La propongo a 900 euro. Bellissimo. Tutti i rubini naturali e diamanti naturali, tutto taglio carré, incastonato a binario su una splendida fascia in oro 18 carati. Pesantissima. Numero 16 del dito, direi di non toccarla perché vedete che appunto le pietre sono tutte incastonate a binario, quindi se la allarghiamo, la stringiamo, rischiamo di far scappare le pietre. Ricordatevi il fope, bellissimo il fope, pensate, 20 grammi di oro rosa, diamanti taglio brillante, costa tantissimo, ora poi vi dirò il listino, l'abbiamo proposta a 1.500 euro. È quello flex, che praticamente è elastico in oro rosa, 1.500. E questo 900 euro. Direi di ritirarlo, grazie. Poi anche questo splendido opale. Abbiamo un carato e 20 di diamanti taglio brillante, un bellissimo opale naturale.
tutto su una montatura lavorata artigianalmente in oro bianco 18 carati, questo lo propongo a 1.200 euro. Scusa Paola, mi allunghi un attimo con le losanghe. Anzi, se me la... Penso che lo sia già. No, 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 no. Divisa. Giusto? Ok, sì, benissimo. Via, facciamo vedere un girocollo, vediamo la lunghezza. Anni 60 a losanghe, 44 centimetri, vediamolo, 5 grammi e mezzo, la propongo a 250 euro, bellissima, eh? 2,50, anni 60, 44 centimetri. Andiamo un po', allarghiamo un attimo l'immagine, grazie, così possiamo vedere. Ecco che le losanghe sono, ecco, a tutto giro fino alla chiusura. Che cosa? Ma l'ho già detto che è elastico. È elastico, ce lo indosso anch'io. Eh beh, perché l'avevo già fatto vedere. Era la seconda volta che lo presentavo. Vedete, è elastico, quindi... Praticamente facendo questo lavoro esce dalla mano, cioè è unisex, cioè unisex, è standard come misura, eh? Vedete che è elastico, estensibile, si chiama flex. 250 invece questo girocollo, eh? Poi vediamo un attimino cosa mostrarvi ancora. Il fermasoldi, un regalo azzeccatissimo direi per un uomo, in oro 18 carati, pesante, pieno, 12 grammi, lo propongo a 550 euro, vediamolo. Oro 18 carati, fermasoldi, 550, 12 grammi. Dimmi. Non ne ho, Paola, lo sai che non ce l'ho. Quello che abbiamo era andato venduto l'ultimo con il crocefisso. È andato, no? Quello lungo con il crocefisso? No? Scusa, non è andata quella catena lunga. E dov'è allora? Allora se c'è, dimmelo. Me l'hai chiesto tu a me? Io pensavo che allora non ci fosse più. C'è, è la Paola che mi dice che non c'è, invece lei sa che c'è, mi fa gli scherzi. Allora, vediamo, scusate, io pensavo fosse andata, invece ancora qua. No, no, c'è la collana da uomo, stupenda peraltro. Guardate, una grumette piena, nuova, bellissima, 60 centimetri con la sua medaglia con il Cristo, 31 grammi. La propongo a 1.500 euro, nuova, eh? Nuova. Andiamo pure dentro, è una grumette piena, bellissima anche la piastrina, tutta in oro 18 carati, 60 centimetri, 1.500 euro. Ecco, non stateci a pensare tanto perché non possiamo averne altre. Eh? 60 centimetri, è nuova, è nuova. 31 grammi, 1.500 euro. 60 centimetri solo ovviamente la collana più la piastrina. Io la ritiro. Semmai tanto guarda se l'altra persona voleva quella. Bellissima anche questa croce. Bella una catena Rolò con due anellini di chiusura, una bellissima croce. Con
con diamanti taglio brillante bianchissimi per 0,75, andiamo pure dentro, vi do la lunghezza della croce, 3 centimetri e 30, questa la propongo a 500 euro. Bellissima questa croce, tutta in oro bianco 18 carati, bella anche la catena roulant. Bianchissime, vediamola anche appoggiata al collo. Guardate che bella che è. 500 euro, la ritiro, grazie. Ma questo, Paola, è stato prenotato un carato e 50 di diamanti in oro giallo, brown. 800 euro, un carato e 50 di diamanti taglio brillante. 800 euro. Via, lo ritiro. Poi ho anche l'altro anello, quello dove l'ho messo? Aspettate, perché eccolo qua. Anche questo pesantissimo con uno zaffiro e tutte tormaline naturali. Un numero del dito 15. Ce n'è un'altra, Paola? È un po' più lunga, gliela faccio vedere subito. Allora, vediamo. 10 grammi, tutte tormaline naturali. Ecco, numero 15 del dito. €800. Bellissimo, pesantissima, un blocco d'oro, numero 15 del dito, ma si può mettere anche a misura. Sono tutte uno zaffiro e tutte tormaline naturali, 800 euro. Lo ritiro, grazie. Allora, a losanga in oro 18 carati, vi do la lunghezza. Centimetri, 8 grammi e mezzo. €385. Se sa, prendi anche le seconde, Paola. Sei anche dell'altra, casomai. 385. Questa è 66 centimetri, eh? Ah, perché anche l'altra è libera? Questa era 44 centimetri a 250 euro. Non l'hai già messa via? No, questa è 250. Entrambe, vediamo quanto ho detto, 6 e no, 4 e no, 250 e l'altra? Eh? Allora, 3,85 più 250. Facciamo €600, se le volete tutte e due le unite insieme formate una lunga Chanel. Via, lo ritiro, grazie. Non so come sia, però non arriva da lei, no? Almeno che non facciamo il fermo a deposito, se la va a prendere. Io non so cosa fare, ma se no lascia stare, Paola. Allora, che cosa vi faccio vedere? Guardate che carini che sono questi bracciali. Guardate che bello. Questo è un filo in oro con il cuoricino, €220. Oro 18 carati col suo moschettone. Carino da matti, 220 euro.
idem per questo con la stellina in oro bianco, via, li ritiro. Un paio di cerchietti, tutti fatti a mano, tubolari, un diametro di 2,20 cm, vediamoli, tutti fatti a mano. €150. 2,20 cm di diametro, tutti realizzati a mano, tubolari. €150. E li ritiro, grazie. Un paio di cerchietti in oro rosa 18 carati, guardate che carini che sono, con diamanti taglio brillante, sono ovalini, li propongo a €400, con diamanti taglio brillante, oro rosa 18 carati, €400. Oro rosa, via, li ritiro. Ma neanche la farfallina è andata con smalti, questa è 6 grammi, vabbè. Allora, 6,50 grammi, l'ho proposta a questa. Questa l'abbiamo proposta, Paola, a €280. Ma non è possibile, ho già sbagliato allora. Ho sbagliato. Sì, veniva 2,92. Vabbè, ormai l'ho detto, €280, dai. 6 grammi e mezzo, farfallina con smalti, spillo. Poi, che altro avevo presentato? Il gattino con due rubini al posto degli occhi, turchese naturale, questi sono modello Cartier, riprese da un modello di Cartier, tutta in oro 18 carati, la turchese naturale, vedete i due occhietti con i rubini, tutta in oro 18 carati, l'ho proposta a €300, guardate anche la coda tutta satinata, bellissima. €300, li ritiro. Poi un bellissimo bracciale tutto in platino con perle. Questo non è molto lungo, ma abbiamo tutti i pezzi per allungarlo, sia in platino che le perle. Allora, questo è 17 centimetri. Le perle sono tutte Giappone, sono tutte naturali. Non l'abbiamo messo qua, aspettate che volevo farvelo vedere, indossato, non riesco ad aprirlo, perché non si apre? Vabbè, niente, lasciamolo un attimo lì, non vorrei forzarlo. Allora, questo lo propongo, è tutto in platino con diamanti taglio brillante, bianchissimi. Guardate che bello. Con perle naturali, platino, questo lo propongo a €4.200. Tutto in platino. È 17 centimetri, ma cioè abbiamo tutti i pezzi per allungarlo. Tutti i diamanti.
e perle Giappone, 4.200 euro, quindi anche diciamo una misura 18-19 possiamo assolutamente accontentarla. È che stanno bene proprio aderenti al polso queste, guardate che meraviglia, tutto in platino. Via, lo ritiro, grazie. Poi facciamo vedere la spilla in argento, fine 800, con dei diamanti straordinari. Pensate che abbiamo solo il centrale per un carato e 20, 4 carati e mezzo di diamanti. Fine 800, originale, grande, spilla, ciondolo, vi do anche l'altezza, siamo a 6 cm e 30 cm, oro e argento nella parte superiore, oro dietro, scusate, è argento nella parte dietro, tutto in oro, 18 carati. Fine 800, questa la propongo a 3.800 euro. Solo il centrale è un carato e 20, bellissimo. Via, la ritiro. Poi ho un altro filo di perle, 7 mm e mezzo, con una chiusura pesantissima tra l'altro. Ora vi do prima la lunghezza. Allora, siamo a 47 cm di lunghezza, 7 mm e mezzo, guardate la sola chiusura. Poi guardate la chiusura con uno zaffiro, diamanti taglio brillante di contorno, tutta in oro 18 carati. Questa la propongo a 700 euro. Anzi, 6,50, dai, tanto non cambia nulla. 47 cm, una bellissima chiusura pesantissima in oro giallo, con uno andiamo un attimino dentro, uno zaffiro naturale e diamanti taglio brillante, tutti incastonati a binario. Costa di più solo la chiusura. 650 euro, 47 cm, perle Giappone. E direi di ritirarla, grazie. Questo è un prezzo super. Quella lunga è andata? Diciamo 1200 euro. Qua sono 90 cm di lunghezza, 8 mm le perle. Guardate che bella la chiusura. Bellissima. Qua possiamo anche metterla doppia e fare due giri. Dimmi pure, brillanti. Dimmi pure, Paola. Sì, ma adesso subito? Sì, facciamo vedere un attimo questa. Guardate la chiusura con brillanti da una parte e dall'altra, pesantissima, 1200 euro. 90 cm di lunghezza, 8 mm le perle. Allora, queste 8 mm, 8 mm e mezzo. Ho già perso il cartellino, ma sarà da qualche parte. 90 cm, 1200 euro. La ritiro. Facciamo vedere, ma non se la perda, perché è stupenda, stupenda, è nuova. È una grumette, neanche in fornitura le hanno così. Piena, è piena. Questa da... Ah! Scusa, sono... Hai detto da uomo, chissà perché sono partita. 50 cm, 4,50 dorica con tutte le bulle. Bellissima, andiamo pure dentro. 450 euro. E invece ci terrei a mostrare
Di nuovo la collana, me l'hanno richiesta, poi non chiamate, veramente è avvilente perché su questi prezzi. Allora, abbiamo detto che è 31 grammi e 60 centimetri di grumette piatta nuova con questo ciondolo, questo Cristo stilizzato, proposta 1500 euro, oro 18 carati, piena. 60 centimetri di lunghezza. La ritiro, grazie. Poi l'anellino da 280 è andato? Se non vanno nemmeno le cose da... non si sa? Io non ci credo, ma in oro platino, zaffiro, ma l'ho messo praticamente a peso, 280 euro. Ma neanche le cose da 200 euro vanno più. Ma pensate solo a quel poveraccio che l'ha realizzato. Via. Poi volevo farvi vedere questo. Dov'è questo l'orologio? Questo. Allora, vediamo. Cosa vediamo a fine mese, che ehi, fate ridere. qualcosa, Esatto, potresti venire a aiutarla Paola. Allora, scusate, che volevo un attimo vedere questo. Allora, 36 grammi, Omega, carica manuale, cassa tonneau da donna, tutto in oro bianco, 18 centimetri. 1600 euro. Cassa integrata al bracciale, tutto sabbiato, Omega, carica manuale, vedete cassa tonneau, bene, bene, 1600 euro. Ma perché c'è Angelo? Ci vedo meglio di quelli del mio amico che faceva domenica mattina. Ah sì, No, dici? si vedo meglio. Si vede bene, ma sarà... No, pensavo domenica Ma perché non c'è mattina. Angelo quel Domenica giorno? mattina, vabbè, che adesso faccio domenica ce lo vuol mettere. Vedrai che saranno contenti. Guarda, lo vedi, si fida, guarda. 1600 Mi dà euro. anche cosa fa domenica mattina, fidati qua. Cosa fai Angelo domenica mattina? 1600 euro. Mi suggerisce Marco, di dirti così. Omega da don, ma è 36 grammi. Lo ritiro. Niente, non mi piace niente, non va niente, tutto brutto. Mamma mia. Punto luce con un cavetto in oro 18 carati, zaffiro bianco. €280, oro 18 carati, zaffiro bianco, cavetto, cipollina, il punto luce, €280 in oro giallo. Ma sono andati gli orecchini da €150 a cerchio? Mi scappa da ridere, mi scappa da ridere, se non fanno nemmeno quelli, mi scappa da ridere per non piangere. Cerchi 2 centimetri, non me lo ricordo più, e mi sembra è 30. 2 centimetri e 20, 100, oro 18 carati, tutti fatti a mano. Guardate che carini questi cerchi. Vediamoli. €150 e oro, pensate, non è argento, è oro. Dimmi, 18 carati tra l'altro. 100 €50. No, ho sbagliato? Scusa, forse ho sbagliato, sai Paola? Ah no, giusto, dai, €150, dai. Via, via, via. Poi, vediamo un attimino. Secondo
bellissimi anche questi, a pavé. I brillanti F-Color li voglio indossare così li vedete meglio. Questi li propongo a 600 euro. Eccoli qua. F-Color sono i brillanti. 600 euro. Bellissimi. Li ritiro, grazie, vi sento distratte, vi sento distratte. Un Omega da 1600 euro, tutto in oro 18 carati. Ecco, allora, numero 16 del dito, guardate che bella che è questa rivière tutto giro con brillanti sia nei profili che al centro. Un carato e 60. 1200 euro, bellissima rivière Eternée con brillanti, vedete, in tutti i lati. Orecchini tappabuco, mi chiedono. Orecchini tappabuco, mi sa che ne ho un paio molto carini in platino e oro. Se riesco a trovarli, le mostro subito. Li ho già trovati. Bellissimi anche questi. Ce la possiamo fare. Sono fra l'altro pesantissimi. Vediamoli. Con due diamanti taglio brillante, bianchissimi, platino nella parte della cipollina, oro giallo, il perno e la farfallina. Bellissimi questi. Li propongo a 350 euro. Però veloci. Ovviamente sono unici. Aspetta un po', aspetta un po'. €350, via, li ritiro. Facciamo rivedere questo splendido zaffiro. 3 carati e 92 per carità. Bellissimo. Carati e 92 e 3 carati di diamante. 3.200 euro, stupendo! Diamanti taglio brillante e taglio taper, tutto a filo. Bellissimo, l'impronta è compresa nel prezzo, eh? Lo ritiro, grazie. Guardate che carino questo ciondolo con questa agata verde, oro 18 carati. 10 grammi. Lo propongo a 400 euro. Agata verde e oro 18 carati. 400 euro. Grande questo ciondolo. 5 centimetri. 3,50, dai, 3,50. Agata e oro 18 carati, 350 euro.
Longin è andato, Paola? Ma come può non essere andato un Longin Overside? Ve lo propongo, a 850 euro. Carica manuale. Ah, non è... Ah, aveva dimmi. Mi sembrava. Certo. Niente, allora quello è già andato. Poi la Tanzanite è andata a 47 centimetri a 350 euro. Chiusura in oro 18 carati. Guardate il colore di questa tanzanite tutta taglio briolé, 350 euro. Via. Poi, cosa vi faccio vedere? Avevo tante cose da farvi vedere, ma anche quello faccio. Ho ancora gli orecchini Sforza e la spilla Sforza. Allora, facciamo vedere gli orecchini Sforza con tutte le edere, bellissima anche questo, riempie praticamente il lobo. Li vediamo con perno e farfallina, firmati Sforza. €550. Sforza, oro 18 carati, oro verde 18 carati. Sforza, €550. Pezzo unico, è l'ultimo oggetto di Sforza. Fate presto. Poi vi faccio vedere anche questo ciondolo, ma la signora che ha richiesto gli orecchini tappabuco, Dio, non è che questi qua sono in platino e oro, 350 euro, vi sembra tanto? I diamanti sono taglio brillante, sono bianchissimi, eh? 350 platino e oro, li ritiro. Poi bello anche questo ciondolo di corallo naturale, un peso totale di 7 grammi. Una lunghezza di 42 centimetri. €300. Corallo naturale e oro 18 carati. La maglia è un orologio, 7 grammi. 300, 280 euro. Voglio vedere se ci siete. Dai, su, non mi fate impazzire. Gli oggetti sono validissimi, è tutto oro, sono tutte pietre naturali. 280 euro, via. E bello il cavalluccio marino in oro 18 carati, un brillantino, Sforza, 1000 euro. Bellissimo. Forza, 1000 euro, grande, eh? Forse ho anche sbagliato il prezzo. 6 centimetri. No, è lo stesso, beh. 1000 euro. Sforza, brillantino, cavalluccio marino, 6 centimetri di altezza, stupendo. Pezzo unico, irripetibile ovviamente, tutto in oro 18 carati. Sforza e lo ritiro. Splendido questo anello, veramente bellissimo.
12 grammi il peso dell'oro, un carato i tre brillanti centrali e circa 2 carati su tutta la montatura. Bellissimo, questo alla prima telefonata 2.200 euro. Non perdetelo perché è straordinario. Anche una sigla, una firma, ma non si riesce più a capire, quindi non possiamo dirvi che firma potesse essere. Due e due, via, la ritiro. Allora, questo anello 15 grammi, che tra l'altro è bellissimo. Allora, se qualcuno mi chiama, facciamo una proposta straordinaria. Sono tutte tormaline naturali incastonate su questa fascia, tutta in oro 18 carati, pesantissima. Numero 15 del dito. Chiamatevi, chiamatemi, che vi faccio una proposta che non potete rifiutare. E la ritiro, veramente l'ultima. Allora, bella anche questa collanina in oro 18 carati. Vediamolo, 50 centimetri, €250. Questa è nuova, 250 euro. È una sorta di 3 più 1. Anzi, facciamo 220, dai. Nuova 50 centimetri 3 più 1, 220 euro. Oro 18 carati. Via. Poi in punto luce 30 punti G color puro 650 euro. G color puro. Via, lo ritiro. Non so più che farvi vedere perché allora l'oro non lo considerate. Il Longines, vabbè, è andato, meno male. E la collana di perle, questa l'ho proposta a 500 euro, non la vedrete più. Perle Giappone di 8 mm e mezzo, chiusura in oro 18 carati e di stanzieri in spinelli neri taglio briolé. 500 euro, 45 centimetri di lunghezza, bellissima. A 500 euro dovreste far veramente scoppiare il centralino. Io non ci posso credere, non ci posso credere che le persone che ci guardano da quasi tutta Italia non vengono veramente colpite da questi prezzi. Ma su, poi 50 telefonate. Allora, e quella da me, allora questa l'ho proposta a 600 euro. Perle Giappone, guardate che chiusura, 600 euro, una chiusura in oro 18 carati, con, andiamo a vedere bene, zaffiro, tutta in oro 18 carati, zaffiro e diamanti taglio brillante, le perle 7 mm e mezzo, questa è anche bella lunghetta, non me la ricordo già più. L'hai segnato Paola quanto è lunga questa? Vabbè, la faccio io, la faccio io. E 46 centimetri, 600 euro, ma costa di più solo la chiusura. Zaffiro brillanti, oro 18 carati. Via, la ritiro. Per non parlare di quella doppia, 1.200 euro, 8 mm e mezzo la perla, 90 centimetri, una chiusura bellissima. Pesantissima con brillanti, vediamola, 1.200 euro. È un filo lungo, si può portare doppia, 90 centimetri, una chiusura
chiusura pesantissima in oro con brillanti, 1200 euro, 8 mm e mezzo le perle. Un'altra splendida collana dorica in oro bianco 18 carati, 42 cm, bella, tutta Barilotti. Certo, certo. Gioielli a Roma. 850 euro, dorica, 850 euro. Aspettate che guardo se ho fatto bene. Stavo rispondendo a sua figlia. È giusto, da 0,30. 0,30. Sì. Sì. 850 euro, dorica, tutta in oro bianco, Barilotti, luminosissima, guardatela anche appoggiata. Bellissima, 42 centimetri, questa può essere portata ovviamente da sola oppure per impreziosire un ciondolo importante, magari in brillanti. Eh? Bellissima. Ah, è già finita? Allora facciamo veloce, facciamo vedere un attimo la fascia, il bracciale Fope a 1500 euro con brillanti. Andiamo avanti ancora mezz'ora? Venivi dopo la fascia perché parte dopo quello che va dopo. Ah, ecco, esatto. Se carne va, non credo. Avranno anche... No, e no, ha già subito un'altra dopo, mi sa. Con brillanti 1500 euro, questo costa circa 4000 euro di listino, Fope nuovo in oro rosa e questa vi farà un prezzo eccezionale e mi sa che su questo dobbiamo lasciarci numero 15 del dito, almeno Angelo, e anche questo dai alla prima telefonata 600 euro, un carato 50 di brillanti. Lotto premio, diamanti brown e bianchi, 6,50 è finita? Finito, guarda, vieni su di me. Oh. Grazie a tutti, grazie di essere poi stati numerosi, io mi lamento però so che tanto ci siete. Auguro a tutti una buona serata, vi do appuntamento a venerdì, nuovamente su questa emittente stessa ora, anche sempre in diretta su Facebook, poi saremo anche su YouTube e domani ovviamente in negozio. Un abbraccio a tutti e una buona serata, grazie.